molti di noi, la comunità provinciale che gli è sempre stata vicino, visto anche le circostanze della morte, il contesto, non ha potuto rendergli omaggio, esprimere il cordoglio, e in molti sentivamo il bisogno di organizzare questa giornata a un mese dalla scomparsa. Onorevole professore d'avvocato, oggi Arezzo ha ricordato Felice Maurizio Dettore ad un mese dalla sua improvvisa morte lo scorso 22 agosto, un'iniziativa all'interno della Sala dei Grandi del Palazzo della Provincia. E poi naturalmente oggi si ricorda la figura di garante per quanto riguarda i detenuti. Lui ha sempre avuto un'attenzione particolare per quel mondo, per lui l'elemento delle regole, dunque dell'ordinamento, in qualche modo era un elemento essenziale. A rendere omaggio a Dettore anche alte cariche nazionali e locali, tra cui il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. È certamente un atto dovuto essere qui per ricordare il garante dei detenuti. Per me è un imperativo morale categorico essere a ricordare quello che era diventato più di un amico, ma direi un fratello. L'eredità di Maurizio Dettore è enorme, inestinguibile. Non c'è possibilità di sintesi. Presente anche l'ex premier Giuseppe Conte, con cui Dettore ha condiviso il percorso accademico. Qualcuno forse oggi è sorpreso di questa mia presenza. Il mio è un tributo all'amicizia e alla persona. Io e Maurizio Dettore dirimpettai a Firenze. Due colleghi che si incontrano. Qualche tempo dopo, tutti e due assolutamente sorpresi, in Parlamento. E allora voi capite che l'amicizia va al di là delle ragioni politiche, al di là dei confronti, anche delle rispettive convinzioni. Quando, ricordo a memoria, nel settembre dell'anno scorso è stato proposto come garante nazionale per i detenuti. E io mi sono fatto carico, nella mia comunità politica, di rappresentare che quel ruolo così delicato sarebbe stato nelle mani di una persona seria, una persona di un altro partito ovviamente che era al governo, ma una persona che conoscendola l'avrebbe svolta con serietà, con onore, con disciplina. È stato poi l'onorevole Giovanni Donzelli a tracciare il profilo politico ed umano. Un serissimo guascone, riusciva a far ridere anche dicendo in allegria, affrontando però temi serissimi in modo molto determinato, capace, moderato come posizionamento, ma molto determinato nel portare avanti le proprie idee, i propri valori, legatissimo a questo nostro territorio che l'aveva accolto in questi anni. Non è facile, non è facile, continua a mancarci tutti i giorni. La provincia di Arezzo, infine, idealmente collegata anche alla sua Locri, dove è prematuramente scomparso.